Ciao. Ciao. Stiamo percorrendo un sentiero. Un sentiero che va verso la spiaggia, dove andremo a vedere qualcosa di molto 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 speciale. Se lo troviamo, non è sicuro. Non è sicuro, ma noi ci proviamo. Dai, venite con noi. Andiamo. Pirri pirri blur. Che cos'è pirri pirri blur? Che cavolo hai visto? Il pirri pirri blur, questi. Ah, pianta. Ce li hai dal vivo. Dove sono io? Questi. È il sentiero che sale proprio su, fatto con legno, travi di legno, e ai lati proprio la sterpaglia come se non ci fosse un domani. Si scende di qua, si gira e di là, ci proviamo. Oh, c'è la discesa ripida, sentiero stretto, è ripido. Dai, si può fare. Che hai fatto? Ma piunto! Aiuto! Con nonchalance, come tuo solito fare. Ma perché allarghi le braccia così? In equilibrio! Come l'aeroplanino! Ci cosicaremo tutte due. Dai, siamo arrivati. E io posso dormire qua, se torna tu. La Bedfordshire è sconosciuto alla maggior parte dei turisti, che di conseguenza ignorano le bellezze e le esperienze che si possono vivere visitandolo. A circa 15-20 minuti di distanza dalla città di Aberdeen, andando verso nord, ci ritroviamo in un piccolo paesino, Newburgh, famoso per la sua spiaggia, dove è possibile avvistare la fauna selvatica e vivere esperienze uniche. Sono loro. Senti sto verso strano che fa. Sì. Aspetta, ci avviciniamo. La spiaggia di Newburgh costeggia la foce del fiume Ethan, dove vive una delle colonie più grandi di foche, circa 400 esemplari, che sostano in questo tratto di spiaggia per riposarsi e per riprodursi. Quello che attira subito l'attenzione è il singolare richiamo che utilizzano per comunicare, un suono prolungato che da subito suscita in noi un sorriso, un suono buffo che accompagna la nostra passeggiata per tutta la sua durata. Non è raccomandato avvicinarsi alle foche. Due dei motivi principali sono che, essendoci dei cuccioli, le mamme potrebbero mostrare aggressività. Inoltre, la parte di spiaggia dove sostano ha delle fasce non individuabili di sabbie mobili, per cui non è raccomandato arrivare fino a lì. Ad ogni modo, le foche sono molto curiose e ogni tanto si avvicinano alla sponda dove le persone passeggiano, e per chi ama la fotografia è un'occasione imperdibile per immortalare i loro buffi e baffuti insetti.
La spiaggia di Newburgh è anche famosa per la riserva naturale nazionale di Forvi, che offre diversi percorsi tra le dune di sabbia e che è un habitat naturale per molte varietà di uccelli che depositano proprio qui le loro uova. È anche possibile, con un po' di fortuna, avvistare dalla spiaggia delfini e balene. Il nostro consiglio è di venire a visitare questo luogo incantevole, possibilmente la mattina presto, attrezzati per il freddo, fame e sete. Magari organizzate un picnic e passate una giornata di relax immersi in una natura incontaminata e meravigliosa. Ah, non dimenticate ovviamente di portare la vostra macchina fotografica. Ti è piaciuto? Sì, è stato emozionante. Ho imparato una cosa nuova. I versi, sì, fanno questo verso stranissimo che sembrano proprio fantasmi. Allora, il problema è ritornare in macchina, perché come potete vedere ci siamo persi. Nel nulla siamo. La salita dobbiamo ritrovare. Per ogni salita. Possibilmente una salita non come quella della discesa. C'è una signora con i cani, secondo te sta tornando? Ok, chiediamo alla signora. Proviamo a chiedere. So next time we will do this way. La signora ci sta aiutando a uscire. It's like a little wooden path. When we arrived, we came from there. Yeah, you came. Yeah. It's too steady. Hey, Jess! Non lo spavento. Meno male. Passavamo la notte qua. Un saluto da vostro Vito e Nadia. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete un like, condividete. Alla prossima. Ciao.